Ma sicuramente commentando la sua visione estremamente conservatrice sia sul piano dei diritti civili sia sul piano delle politiche ambientali, basti pensare il modo in cui sta propugnando comunque la difesa delle fonti fossili, il ritorno al nucleare, direi che sarebbe un grandissimo passo indietro per il nostro paese. Ma non si deve commettere l'errore di cadere in una campagna che polarizzi tutto sul tema del fascismo e dell'estremismo. Dobbiamo parlare di temi e il Movimento 5 Stelle mette al centro appunto della nostra proposta una lotta per una vera transizione ecologica che non vada a frustrare quindi quanto fatto con il Green Deal europeo, ma che al contrario punti tutte quante le fiche sulle rinnovabili, che sono l'unica forma di energia che ci sgancia dalla dipendenza dai ricatti geopolitici altrui, punta ovviamente in modo convinto al sociale, quindi a difendere strumenti fondamentali come il reddito di cittadinanza che va riformato ma non sicuramente cancellato come vorrebbe Giorgia Meloni e la coalizione di centrodestra, e punta ancora fortemente a lottare per la legalità. E su questo, viste le difficoltà e alcuni esponenti che candidati che hanno più di qualche guaio con la giustizia, ci sarebbe tanto da riflettere, sentendo anche una narrativa che non corrisponde poi alla realtà. Però ribadisco, per noi è fondamentale parlare di temi, lasciamo ad altri gli scontri di slogan con gli accordi magari sottobanco, come già visti sia appunto in Europa e tanto in Italia. Noi vogliamo portare avanti la nostra proposta in modo serio e coerente, e speriamo e siamo convinti che verrà questa coerenza ripagata da cittadini alle urne.